Innanzitutto sulle elezioni in Francia, secondo lei sono uno spaccato di un nuovo modello europeo o, come ha detto la Le Pen, non c'è più sinistra e destra ma c'è una parte mondialista contro una parte patriota? Quello che è successo in Francia mi sembra un chiaro spaccato di quello che potrebbe succedere in Italia. Una destra radicale, una coalizione di destra che si sposta su posizioni estreme, prende tanti voti ma non vince le elezioni. Se si vuole vincere le elezioni bisogna fare una proposta che convinca l'elettorato moderato e che sta di più al centro. E come hanno dimostrato i ballottaggi, questo elettorato alla fine fa vincere le elezioni premiando posizioni più moderate, che siano esse di centrodestra o di centrosinistra. Credo che sia un buon suggerimento anche per le prossime elezioni italiane. Ecco, a questo proposito le faccio un'ultima domanda relativa alla posizione dell'NCD, che ha nella Lega di Maroni, diciamo, un soggetto che politicamente vorrebbe continuare, addirittura esportare l'esperienza della regione in comune, e poi c'è in realtà una certa ostilità da parte invece di Forza Italia. Almeno sabato Paolo Romani era, insomma, arrabbiato con l'NCD perché diceva: non potete stare a Roma con Renzi e a Milano con noi. Mi sembrano tutte schermaglie. Io ho letto con grande piacere invece oggi una dichiarazione del capogruppo in consiglio regionale di Forza Italia Pedrazzini, che dice: dobbiamo fare una coalizione che tiene dentro anche tutte le forze di centro, a cominciare da NCD, ma anche altre realtà, Passera, eccetera. Ecco, questa mi sembra la strada più saggia, soprattutto quella che porta a un risultato che permette di vincere le elezioni. E correre alle elezioni senza la prospettiva di vincere non mi sembra una cosa saggia.